Ciao Robin, due domande al volo sulla content curation. Posso sparare? Dai, spara. Domanda numero uno, perdonami, ma detto in maniera semplice, sintetica e più chiara possibile, che cos'è sta content curation? La content curation è l'arte, scienza e disciplina di saper cercare, trovare, raccogliere e organizzare in collezioni piuttosto che in flussi, in sequenze, tutto ciò che è maggiormente rilevante per poter comprendere, approfondire o scoprire un certo argomento per un pubblico specifico di persone. Queste risorse possono essere articoli, notizie, immagini, video, servizi, software, strumenti, persone, libri, qualsiasi cosa. Ok, chiaro. Ma Robin, a che cosa serve la content curation? Dovrebbe essere evidente che serve ad aiutare chi vuole conoscere, apprendere, scoprire o esplorare in maniera più approfondita un certo argomento specifico. Prendiamo un esempio terra a terra. Un disc jockey è un curatore dei contenuti ed aiuta gli appassionati di quel genere musicale di cui lui si occupa a scoprire nuovi autori emergenti, nuovi artisti, nuove band, nuovi brani che sono in linea, in sintonia, in armonia con le passioni, i ritmi, lo stile musicale che i suoi fan appassionati desiderano ascoltare. Per prendere un esempio ancora più terra terra, in Italia ci sono tutta una serie di siti web che si occupano di squadre di calcio specifiche. Cosa fanno esattamente questi siti? Curano e raccolgono tutte le notizie che riguardano una certa squadra, una certa tifoseria. Come? Avendo una redazione che si occupa di monitorare tutte le notizie che escono sugli altri giornali, sulle testate nazionali ed estere, sulle radio, sui blog, sulle TV e rilanciandoli con titoli leggermente diversi e nel migliore dei casi, quando si comportano come si dovrebbero, dando il link e il riferimento alla fonte originale. Un collettore per tutte le notizie che mi interessano sulla mia squadra. Qual è il vantaggio? Che invece di dover andare a leggere ogni giorno la Gazzetta dello Sport, piuttosto che Tutto Sport, il Corriere, Stadio, il Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa, il Fatto Quotidiano, per avere il quadro completo di tutto quello che viene detto intorno alla mia squadra del cuore, ho un sito che fa già lui per me tutto questo lavoro. Raccoglie e mi fa scoprire quello che dicono gli altri. Ultima domandina al volo, Robin. Ma è vero che fa risparmiare tempo? Questa cosa che la curation fa risparmiare tempo è una grandissima stronzata. In realtà, per poter fare content curation in maniera utile bisogna spendere molto più tempo di quello che ci vorrebbe per scrivere un tipico articolo o blog post, quindi richiede più tempo, ma parecchio più tempo, e richiede competenza sull'argomento. Quindi chi ti dice di fare content curation per risparmiare tempo è un fuffarolo, non gli dare retta.